Buongiorno a tutti, oggi vorrei insegnarvi questo. Cos'è questo? Beh, come vediamo è abbastanza complicato. Dico abbastanza, ma in verità lo è molto. Non vi spaventate, con me lo imparerete quest'oggi. Cos'è il box? Box perché? Box deriva da scatola. Non so altro. Non so il motivo per cui si chiami così e nessun altro motivo. Allora, intanto vediamo che c'è, analizzando sempre il tiro. Ci sarà un tiro così. Questa cosa è in comune con la doccia, che avete imparato guardando i miei video. Se non avete imparato guardando i miei scorsi video, andate a vedere il mio scorso video e imparatevelo, che è fondamentale. Ok, quindi vuol dire che finora, seguendo i miei video, avete imparato 1, 2, 3 e 4. Perfettissimo. Ora vediamo che abbiamo imparato a fare questo movimento. Ok, quindi passaggio da mano a mano. Il gioco sarà tutto qua. Ok, sfrutteremo tantissimo questo, quindi guardate questo video solo se l'avete imparato molto bene. Partiamo subito dai movimenti mano a mano. Come vediamo, c'è una pallina che ti... Vedete, le palline non scambiamo mai di mano. Solo la pallina qua bassa fa così. E basta, solo questa, continua a passare da mano all'altra. La mano destra avrà sempre una pallina che continuerà a fare così, ok? La mano sinistra avrà sempre una pallina che continuerà ad essere lanciata dritta. Quindi, come avete capito, fate pratica a tirare la pallina dritta. Ok? Prima la destra, poi la sinistra. Ora insieme, 1, 2. Quindi lanciate quando sta per finire, lanciate la pallina alta dritta. Con la destra, quando sta per arrivare sulla mano, tirate questa un attimo prima, vedete, hop. Allenatevi a farle alte uguali, fatele anche un po' più alte. Ok, perfetto, perché il risultato sarà questo. Come vedete, prima una dopo l'altra, quando questa scende l'altra sarà su. Quindi il movimento è perfetto. Ora impariamo a capire i tempi. Che tempi ci sono? Quando questa è in alta faremo un tiro e torniamo a prenderla. Tiro e torniamo a prenderla. Fate questo. La tiriamo, un battito. La pallina dovrà essere sempre alta perfetta. Non dovrà essere di lato, ma dovrà essere alta dritta. L'altezza dovrà praticamente essere sempre la stessa. Ok? Ovviamente non state a guardare i millimetri. L'importante è che sia praticamente sempre alta uguale. Ok? Cambiamo mano. Dovete imparare a farlo benissimo con entrambe le mani. Quindi la mano tira e fa sull'altra mano. Ok, imparate benissimo questo. Una volta che l'avete capito, partiamo così. Una pallina e una. Lanciamo questa in alto e ci fermiamo. La lanciamo in alto. Quando è in alto, l'altra mano fa il tiro dritto su questa mano. Ok, quindi... Ok, mano destra, tira, la lanciamo e ci fermiamo. Facciamo questo tiro dritto come nella doccia. Quando questa è alta la lanciamo e ci fermiamo. Una volta ci fermiamo che ne abbiamo due, rimettiamo una pallina sulla mano sinistra, la mano destra tira in alto, lanciamo e ci fermiamo. Lanciamo, ci fermiamo. Lanciamo, ci fermiamo. Una volta che l'abbiamo capito bene, facciamo anche con la sinistra. Quindi sempre una e una. Partiamo con la sinistra, la tira alta. Quando è alta la mano destra ce la tira su questa mano dritta. Quindi tutti i tiri sono dritti. Dritti così e un tiro dritto così che continuerà ad esserci. Dritta e la passiamo. La lanciamo dritta e la passiamo. Dritta e la passiamo. Dritta, la passiamo. Dritta, la passiamo. Dritta, la passiamo. Perfetto. Ripartiamo. Una volta che l'abbiamo capito bene, torniamo a partire con la mano destra. Ora facciamo il movimento ancora più difficile, quindi lanciamo la pallina, provo a spiegarvelo, la lanciamo mentre in aria, la tiriamo e poi la ritiriamo indietro, quindi hop hop. Ok, è un movimento molto meccanico questo, eh? Come vedete, la riceve e ritirate, la riceviamo e la ritiriamo. La pallina va dritta, la riceviamo e la riportiamo indietro. Questo tiro dovrà sempre essere dritto. Mai incrociato, mai sbagliato e tornerà, ok? Sempre alto uguale. E lo stesso questo tiro dovrà essere dritto, mai così. Ok? Ma dritto.
ovviamente facciamola anche un po' più alto, non c'è problema. Magari partite lanciandolo un pochino più alto, ok? Una volta che l'avete imparato, passate un attimino il tiro. Il tiro dovrà essere più o meno così l'altezza, eccoci. Ok, una volta che l'abbiamo capito benissimo, facciamo la stessa cosa con l'altra mano. Quindi la mano sinistra parte, la tira alta, la passiamo e la ripassiamo. Ok, proviamoci dai. Guarda che bravi, che bravi che siamo. Continuiamo. Ovviamente come prima la partiamo, la prendiamo un po' più alta, poi ci capiamo e la abbassiamo un pochino. Ok, quando vi verrà quasi naturale, senza che dovete pensarci troppo, aggiungiamo un'altra pallina, la terza maledetta pallina. Vi consiglio di partire con due palline sulla mano destra. Come partire? Lanciamo, partiamo con il principio della giocoleria, è partire sempre dove abbiamo due palline. Ne abbiamo due sulla destra, partiamo con la destra. La destra parte, ne lancia una dritta. Quando questa dritta sta per scendere, lanciamo in così, quindi di dritta dall'altra mano. E, come avete visto, quando arriva, tirate quest'alta. Quindi, dobbiamo fare questo. Prima vi ho fatto fare l'allenamento questo, ok? Perché nel frattempo, quando questa scende, noi lanceremo la pallina. Ok? Arriva e lanciamo la pallina. Ok, quindi dovremo inserire la pallina in questo punto, così. Ok, nel caso fate anche questo esercizio se volete, non è fondamentale. Vedete? La mano rappresenta la pallina che viene tirata, quindi noi tireremo questa pallina in alto. È in alto. Ok, lanciamo la pallina. Quando la pallina, ovviamente questa riscenderà, lanceremo la pallina. Quando la pallina arriva qua, noi lanciamo in alto quella. Ok, quindi dovrà uscire una roba del genere. È complicatissima da spiegare. È ancora più difficile da imparare, quindi io ci sto provando, ci sto mettendo l'anima. Se non lo capite rifaccio il video, non c'è problema. Ok, allora lanciamo la pallina, sta per arrivare, la lanciamo. Quando questa sta arrivando, lanciamo quella in aria. Ok, riproviamo, lanciamo in alto e la passiamo nell'altra. Lanciamo in alto, sta arrivando, la lanciamo dall'altra parte. Un attimo prima che arriva, la tiriamo in aria. Ok. Wow, che bravi che siamo. Ora possiamo pure fare una pausa. Se siamo troppo stressati, se sbagliamo troppo, facciamo una pausa, beviamo qualcosa, offritemi pure qualcosa e poi riprendiamo. Ok, ci siamo. Questo l'abbiamo imparato benissimo. Ora aggiungiamo un palleggio. Cosa significa? Che noi ci troveremo con questa in alto e una pallina qua. Quando questa scende la rilanciamo indietro. Ok, torna indietro e lanciamo in alto questa. Quindi cosa esce? E ci fermiamo. Riproviamo. Guarda che bravi che siamo. Ok, hop, hop. Perfetto. Ora aggiungiamo un altro palleggio e finiamo con due sulla sinistra. Riportiamo la mano sulla destra. 1, 2, 3, 4. Ci fermiamo. Riprendiamo. 1, 2, 3, 4, 5. E continuiamo, continuiamo, continuiamo finché non riusciamo ad aggiungere ancora più palleggi, ok? Finché non impariamo bene, ecco. Vedete? È molto difficile da spiegare. Semplicemente il concetto è che abbiamo tre palline. Questa la lanciamo in alto, mentre queste, quando questa sta per arrivare, lanciamo la pallina dritta nell'altra mano. Sta per arrivare nell'altra mano, la tiriamo dritta e la prendiamo. Quando questa sta per riscendere, la rilanciamo dall'altra parte. Sta dritta. Sta per arrivare su questa mano, lanciamo dritta in alto e la continuiamo così all'infinito. È un bel casino da fare. Il mio consiglio è di partire lanciandole un po' più alte, quelle alte, e poi pian piano di abbassarle una volta che abbiamo imparato. Ci sono anche molte varianti carine, tipo questa, che... Ah, sbagliato! Per oggi è tutto, spero abbiate capito tutto dalla lezione, so che era molto complicato, ma fidatevi, non è facile insegnare questi esercizi così complicati, così tecnici tramite una videocamera. Vi invito ad iscrivervi al mio canale nel caso non l'abbiate ancora fatto, così vi arriveranno gli aggiornamenti sui miei nuovi video, nuove lezioni, qualunque cosa mi possa girare per la testa e ho il coraggio di postare su YouTube. E vi invito a guardare i miei prossimi video, così vedremo che crescita avrete nel mondo della giocoleria.
Se volete inviatemi messaggi, commenti, video in cui voi giocolate, così vedo e sono anche felice di vedere gente che impara a giocolare grazie a me. E vediamo anche, magari sbagliate qualcosa, non lo capite, non riuscite a spiegarlo con i messaggi, me lo dite tramite un video, io vedo come giocolate, capisco qual è l'errore e ve lo dico. Va bene? Ci vediamo alla prossima, spero di non avervi annoiato e spero che pian piano vi state innamorando della giocoleria o perlomeno di queste palline stupende. Ciao!